prossimo livello. Ok, quindi anche se il guerriero sognava di diventare un maestro del Kung Fu, sapeva di avere ancora un po' da faticare. Voglio dire, aveva un certo non so che, ma non era proprio, cioè, una leggenda del Kung Fu. Fortunatamente suo padre voleva che fosse più un maestro di spaghetti. Ciò nonostante, il guerriero sapeva che un giorno sarebbe stato leggenda, come i più grandi eroi del Kung Fu, certo, i cinque cicloni, che, scoprì, avrebbero combattuto nel torneo definitivo di potenza Kung Fu per decidere quale di loro sarebbe stato nominato guerriero dragone. Yuhu! Oh, sì! Il guerriero sapeva che doveva vedere i cinque in azione e nulla avrebbe potuto fermarli. Quasi nulla. Peccato che quello che c'è scritto e quello che sta leggendo siano a due velocità diverse. Ma comunque... Il torneo del guerriero dragone. Scusate. Ah, sì. Oh no! No, aspetta, fermo, non chiudere i... Era già chiusa, Po. Sì che con la tua stazza basterebbe che forse gli corri contro e... Puoi arrampicarti sulle sporgenze... E riuscire a sfondarla? ...andando per afferrarle. Premendo salto di nuovo farà... Ok. Dite che... Aspetta. Com'è che si faceva la panzata? Ah, ecco, col cerchio. Vabbè, io intanto... Non sono più un guerriero dragone, posso rompere tutto. Sì! Dio mio, quanto è elastico sto tappeto! Dite che si vede qualcosa. Quello è Gru! Ma dai! Si vede una piuma. Ma mi hanno chiuso la finestra per davvero! Aspetta. Eh no, guardalo che stronzi! Ti mettono già... Vipera! Ciao, Vipera! Aspetta, è una corda! Ti mettono già il coso davanti senza che tu possa veramente vedere, senza neanche che ti avvicini, dai! Allora, dite che... No, ok. Quello cos'è? Ah, la statua! Congratulazioni! Hai trovato la figurina di tigre! Hai sbloccato qualche chicca nel menu extra! Grazie! In ogni caso... Aspetta. Ah, certo, che scemo. Ma... Posso saltare anche con la barriera, ma ti prego! Salta sul trampolino per arrivare più in alto! Ah, ok, tu? Premi parata per parare gli attacchi. La forza delle parate diminuisce a ogni colpo e si rigenera col tempo. Va bene! Ok, no, volevo vedere... Allora, aspetta. Volevo vedere se c'era qualcosa... Oltre il muro. Posso salire? Posso salire? No, peccato, allora. Puoi muovere la visuale. Grazie, padre, tu sì che mi sai consigliare nel migliore dei modi. No, non ci salgo da qui, peccato. Ok, zuppetta. Monete. Come faccio a salire qua sopra? Cioè, va bene, sono due monetine delle balle e ok. Ma io vorrei salire. Oh, hanno bisogno di te. Non okay. Ti sentirà nessuno con questa folla. Su, dov'è che si mangia? Ah, stammi lontano, aiuto! Arrivo! Porca miseria. Dai. Ok, ecco, usa la balestra. Dovresti poter aprire un passaggio per entrare. Ah, così proprio? Va bene, grazie, ma la balestra... Puoi usare la balestra contro oggetti e nemici. Okay. Usa azione per armare la balestra. Salto per fare fuoco e azione per scendere. Va bene, ma la balestra a forma di scorpione è fighissimo. No? Oh, ho sbagliato. Allora, devo vedere l'altezza, scusami. L'altezza così, dite che è già... Ok, no, mi serve più in alto. Ok, in sostanza, dove punta la punta della balestra è dove arriverà effettivamente la balestra. Un po' più in basso. Perfetto, ancora pelo. Perfetto. Perfetto.
Allora, dovrei... Aspetta, dite che quelli lì riesco? No? Dite che le lampade riusciamo a tirarle giù? Sì, e c'hanno dentro delle monete. Dite che ci perdo tempo a romperle tutte? Scopriamolo subito, tanto. Vediamo, un pelo più in basso. Ancora poco. Perfetto. Più che altro non vorrei che poi scompaiono le monete nel tempo che arrivo lì. Quindi sì, sarebbe stato del tutto inutile. Ma più che altro non vorrei che dentro uno di ste lampade alla fine c'è qualcosa di nascosto. No, poi scendi. Allora, ravioli al vapore. Ah, non farci del male. Arrivo, coniglio. Non ti preoccupare, ti salvo io. Vediamo. Oh, puoi oscillare sulle sporgenze muovendoti a... Ok, padre. Aspetta, grazie. Prima di tutto i soldi, poi tutto il resto. Oh, un fuoco d'artificio. Potrebbe tornare utile. Raccogli almeno 10 dei 16 fuochi d'artificio. Va bene, e se li raccolgo tutti e 16 mi dai un premio maggiore? Può essere. Congratulazioni. Grazie, sì, tanto il discorso è sempre lo stesso, voglio dire. Tranquillo, coniglietto, ti salvo io. Non puoi saltellare da nessuna parte. Ma se non sta neanche muovendo, non puoi saltellare da nessuna parte. Wow, grazie. Wow, minchia, che soddisfazione, coniglio, averti salvato. Allora, prima di scendere... Aspetta. Ecco, dai. Dai. Oh, maledizione. Maestro Scimmia, alzo mistico della dignità. Allora, aspetta, io a sto punto le rompo tutte le lampade che... Cioè, se si rompono così, tanto vale provare a vedere se ci nasconde qualcosa, giusto? Ecco qui. Perché magari è una cavolata, eh. Magari c'hanno dentro davvero solo mezza moneta. E salutiamo Claudio per questo. Però... Scusatemi, è stata una battuta terribile, ma che alla fine sapevo di dover fare. Ancora un po'. Ancora pelo pelo. Perfetto. Non mi ha droppato nulla. Ma in ogni caso mi sento soddisfatto, quindi... Tanto di cappello a me. Perfetto, bravo Po. Allora, cerchiamo un modo per aggirare il problema e salire qua sopra. Come facciamo, Po? Come facciamo? Bella domanda. Se lo stanno chiedendo tutti a casa. Ah, era così semplice. Vabbè, Po, che fai? Non fare stupidaggini. Vabbè che, come ho detto, è una moneta, per carità. Però, sai com'è? Meglio non lasciarsi dietro nulla. Ok, per arrivare lì... No, non è il bunny hop essenziale di questo gioco. Aspetta. Ah, pensavo che c'era una crepa nel muro. Ok. Non ci sono altri oggetti. Aspetta, ma io ho visto un fuoco d'artificio. Ah, eccolo lì. Ok. Dicevo, avevo visto un fuoco d'artificio, ma non mi ricordavo dove. Madonna mia. Un bisonte. No, un panda. Santo cielo, Po, tu sì che sei l'animale simbolo del non ho voglia di fare nulla. Ah, c'era la sporgenza, chi l'aveva vista? Ok, fuoco d'artificio. Aspetta un secondo, c'è... No, non c'è niente lì, peccato. Ecco qua. Intanto piano piano, vuoi che sia un panda cicciotto che non ha mai fatto allenamento con Fui in tutta la sua vita, però intanto sta menando dei cinghiali armati di ascia e soprattutto riesce a farsi tutto sto percorso, riesce a farsi sto percorso senza grossi problemi, cosa che non tutti potrebbero fare effettivamente. Certo, è un po' lento perché è pur sempre un panda grosso, però discriminalo per questo, sazzo. Guarda che abilità comunque ci sta passando da ste parti. Nonostante tutto, vabbè che siamo nel gioco e nel film invece non riesce a fare neanche le scale senza inciampare. Però lascia fare.
Allora, questo... No! Ah! Aspetta! Sono i cinque! Sì! Oh, spallosissimo! E io intanto ho perso gli oggetti. Aspetta, dall'altra parte! Oh no! Fantastico! Ah, po'... Maledizione a te, po'... Prendetelo, ragazzi! Becca di questo. Tra l'altro, ho appena realizzato che una delle voci che c'hanno i cinghiali c'era anche nella versione 1990 di Berserk. Prendila in corsa e premi azione per eseguire un inciampo del panda. Premi di nuovo azione per uscire dall'inciampo. Va bene, grazie di avermelo detto. Ovviamente qua si chiude. Al naso. E io col cacchio che posso tornare indietro, vero? Vabbè, abbiamo perso sicuramente almeno un fuoco d'artificio. Almeno uno. Ok, va bene, volevo vedere se potevo rompere questi ostacoli. Sì, direi di no. Stai andando verso l'area di collaudo del Juggernaut. Fa' attenzione. Grazie, coniglio. La madonna, quanta roba. Allora, non posso, no. Perfetto. Allora, di qua non si passa. Di qua è tutto chiuso. E qui il coniglio non ha paura. Il coniglio è così di natura. No! Oh, sei stato grande! Sì, grazie. Non so cosa avremmo fatto se non fossi arrivato tu. Saresti stati uccisi. Questa balestra per aprire quei sacchi di coriandoli e aprirti un passaggio verso l'arena. Ma perché vi guardate come se fossi un coglione io? Vi ho appena salvato la vita. Ottimo, grazie piccoli amici. Andrò a vedere i cinque cicloni, vedere i cinque cicloni. Ui, da dove è uscito sto cinghiale? Ecco fatto. Ui, perché non mi fa più l'attacco? Oh sì. Ecco qua, stavo dicendo, perché non mi fa più l'attacco triangolo? Ogni tanto non lo fa, forse perché siamo nella modalità vita reale, mentre prima eravamo nella modalità guerriero dragone, quindi faceva abilità che ora non sa ancora fare. Può essere, potrebbe darsi. Allora, aspetta un pelo più in alto, ancora un pochino, pochino più in alto, ancora un po', dannazione a te, ecco, ancora un po' più in basso, ecco qua, vediamo se riusciamo a prendere già la lanterna, perfetto. Come ho detto, non che ormai ci serva, perché abbiamo scoperto che dentro le lanterne non si... E quella dite che... Aspetta un attimo. Ok, no, forse devo arrivarci proprio io a prenderla. Per un attimo ho pensato che la moneta verde dovessi prenderla con la balestra. Mi sembrava un po' tanto in alto, effettivamente. Scendi, perfetto. Mi sembrava un pelo pelo tanto in alto. Ho detto, forse devo prenderla con la balestra. Ecco qua, vibra tutto. In ogni caso, 114 monete. Se gli altri potenziamenti non costano tanto, dove vai, po'? Io un potenziamento sicuramente all'attacco a sto giro me lo prendo. Forse lo prenderei direttamente al tria. Ma, ciao. Attento a quella parte fatta male. Quale parte fatta male? Oh, ma aspetta. Piccoli coniglini per me. Ci vuoi piccare ancora? Oh, non cadere, po', non cadere. Cammina in punta di piedi sulle sporgenze e mantieni l'equilibrio muovendo a destra. Grazie, me l'hai detto anche la scorsa puntata. Allora, di qua si può tornare, quindi... Perfetto. Lascia in pace quel coniglio, maledetto. Ah, è il tappeto elastico. Mi ha salvato! Madonna mia. Non riesco a capire perché il triangolo non faccia più danno come lo faceva la puntata. Cioè, allora, una parte di me l'ho capito perché. L'altra parte si chiede perché effettivamente non faccia quasi nulla il triangolo. Sembra un po' strano. Comunque,
Sì, Dio mio. Quanto in alto. Allora, rifacciamoci tutto il percorso a questo punto. Oh, oh, dannazione a te. Che cavolo. Allora, andiamo a prendere tutte le monete da tutte le parti. Anche perché io sento il rumore della pietruzza verde, che non so dove è nascosta. Oh, ma boh, comunque dai che ci dà. Sembra tanto scemo, però. Guarda che si è appena fatto tutto il percorso qua del Juggernaut. E soprattutto riesce a rimanere appeso sul cornicione. E va bene, è un gioco. Ma guarda che ci vuole un sacco di forza per farlo, eh. Cioè, mica è una roba che impari dall'oggi al domani in palestra. Allora, dite che ce la facciamo? Io dico di no. Dai. Oh, finalmente. Perfetto, bravissimo Po. Credo che servisse per forza dover arrivare qua sopra per poterlo prendere quella moneta. Allora, fammi vedere. Ecco, lo sapevo che c'erano dei fuochi d'artificio nascosti. E purtroppo mi sa che uno l'abbiamo perso di sicuro. Almeno uno. Ulla. Il coccodrillone non me l'aspettavo. Vai, 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 vai. Neanche ascolta. Va bene tutto. Ma ha appena sfracassato un coccodrillo gigante di legno. No, ti prego, la scena della sedia. 10 fuochi d'artificio per far volare la sedia. Ma prima devo sbarazzarmi di questi... di questi cinghiali, lo so. No, ti prego, la scena della sedia... cioè, sì, me l'aspettavo che sarebbe successo. Ma non mi aspettavo di vederla come scena effettiva attiva. Hai mai visto mosse simili? Eh no. Chi potrebbe mai aver visto mosse simili, po'? Chi ha mai visto un cinghiale fare un colpo di panza in volo o rotolare su se stesso per colpire i nemici? Effettivamente sono cose che non vedi tutti i giorni. Però l'ho detto, i nemici questi qua piccoli non contano una sega. Ci ti possono probabilmente fare danni se non fai nulla. Devo tornare alla sedia. Come? Ah, ok. Pensavo avesse detto non ho abbastanza fuochi. Dicevo, ma come, quando prendi mai? Prendi la rincorsa e... ma dai, lo so già, me l'hai già detto prima dell'inciampo del panda. Ok, 11 su 16. Non erano 15? 12 su 16. Ma ha detto... ho sbagliato io? Boh, vabbè. Aspetta. Comunque, gli obiettivi... purtroppo mi sa che i fuochi d'artificio, ciuccia. 13 su 16. Uno è ancora qui. E infatti, come ho detto, di sicuro uno l'abbiamo perso. Mi scoccia. Mi scoccia aver perso per uno perché... ah no, ce l'abbiamo fatta. Che culo. Cioè, c'erano probabilmente forse più... più cose di quanti... di quanti effettivamente te ne servono. Forse. O forse sono stato effettivamente bravo e mi è andata di sfiga che ho perso solo un pezzettino di monete e basta. La faccia di quando c'hai l'idea stupida, ma che sai che sarà geniale. Oh, usiamo sì, lei? Questo vuol dire usare il cervello. Sì, certo. Io sono Tigre, maestra dello stile della tigre. Sono pronta a combattere. Chi l'avrebbe mai detto? Pensavo che eri la maestra dello stile della tartaruga, io. Io sono un toro pieno di asce. L'avventura leggendaria sfrutta le capacità di Tigre per sconfiggere il Juggernaut. Mira al bersaglio sul torace del Juggernaut. Allora, esegui il doppio salto, premi quadrato triangolo per bersaglio torace e Juggernaut. Perfetto. Ok, quindi è un combattimento. Non ho sbagliato tutto, veramente. Dicevo, è un combattimento
a sopravvivenza dove devi solo aspettare che lui tiri fuori il bersaglio, va bene, e devi andare piano con i comandi, quindi non rushartela neanche. Quindi il prossimo è il quadrato, il prossimo triangolo, cerchio, X ancora, triangolo, e ora la X. Benissimo, è sicuramente un terzo di vita, quindi dovremo... Aia! Dovremo solamente farlo tre volte, niente più, niente meno. Dai, tira fuori il bersaglio. Ui! Ok, secondo me la sequenza non cambia. X, X, no, è già cambiato. No, sono scemo. Me la sono meritata. Bianco pose. A questo punto, ascolta, me ne rimango fermo. Tanto gira su se stesso, voglio dire. Preso. È una cavolata, però effettivamente sono scemo io che vado troppo veloce. Basta aspettare un attimo che esce il comando, quindi non devo neanche andare troppo veloce. Fa tutto lui. Perfetto. Di nuovo la X. Bello, però non mi dispiace, sincero. Vabbè, a sto punto sta fluttuando. Ma mi ha rotto la difesa, incredibile. Mi chiedo se effettivamente me la rompa in qualsiasi punto. Sai qual è stata la cosa incredibile? Che io sono rimasto fermo per tutto il tempo qui. Ok, qualunque colpo mi rompe la difesa. Prendilo. Ma dai! Ma sei una testa di tigre tu! Ma per favore, l'avevo beccatissimo. Sei proprio una testa di tigre. Dio mio. Dai, tira fuori il bersaglio. Tanto finché mi rompe la difesa, sono comunque immortale. Cioè, non è che mi fa danno. Preso. Cerchio. Ecco, stavolta cerchiamo di non sbagliare neanche al primo giro. L'errore l'abbiamo già fatto prima. Ok. Cerchio. E il prossimo è la X. E abbiamo vinto. Quadrato. Ah. Ci ha tentato di fregarmi. Ci ha tentato. Voleva lui. Adoro il Kung Fu. Non è minimamente... Sento che il guerriero... Non è minimamente epico come il film. Adoro il Kung Fu. Cittadini della Valle della Pace. Il maestro Oogway. Ma dai, ma non è mai la voce di Shifu questo. Dio mio, che male. Figliolo, tutto bene? Salve. Scusate. Volevo solo vedere chi fosse il guerriero dragone. È lui il guerriero dragone. Maestro, sta indicando... Lui. Chi? Tu. L'universo ci ha portato il guerriero dragone. Che faccia gli hanno fatto? Shifu! Io? Che faccia gli hanno fatto? Ma è un meme vivente. Però meno male che abbiamo preso tutti i petardi, dai, sono contento.